cercherò di essere pacato e tranquillo, ma immaginate quanto mi avete rotto i coglioni per portarmi a fare un vlog del genere? Cioè, vabbè, comunque. In questo vlog vi spiegherò come ho fatto a perdere circa 20 kg in pochi mesi. Mi rendo conto che a molti di voi non frega un cazzo della dieta. Quindi cliccate sul fulmine di Shazam per andare direttamente alle domande utenti. Allora, prima di tutto ho deciso di dimagrire perché mi sono fatto 15 giorni da ubriaco. Cioè, letteralmente, da tutte le feste natalizie ero ubriaco. Ma no, cioè che uscivo di casa alle 4 e iniziavo a bere. Mi riprendevo la notte, mi svegliavo, pranzavo, uscivo e ricominciavo a bere. Insomma, mi sono fatto un po' schifo. In più mettici che erano le feste, quindi si mangiava. Diciamo che il risultato di questo miscuglio di dieta molto molto pesante mi aveva fatto un po' schifo. E allora ho detto, mi faccio una dieta disintossicatrice al fegato, che consiste, come molti di voi sanno perché lo so che fate cagare, in mangiare cose che non proiettano ombra per 15 giorni, diciamo, una dieta molto ferrea per pulire il fegato, eccetera, eccetera. Appena ho notato che, alla fin fine, mi piaceva la situazione perché ero soddisfatto, ho detto, ma a sto punto continuo la dieta e vedo di perdere qualche chilo. Ma andiamo con ordine. Allora, per prima cosa ho dovuto accelerare il metabolismo, perché non siamo grassi perché siamo grassi perché abbiamo il metabolismo lento e assimiliamo troppo. È una verità, lo so che... ma è così. Ho scoperto a mie spese che è così. Ma il metabolismo può essere accelerato. In che modo? Mangiando come i porci. Ma mangiando cose sane e il più spesso possibile. Quindi, mi svegliavo e intorno alle 10 mangiavo un frutto, oppure un bocconcino con degli affettati, ovviamente non insaccati, quindi fesa di tacchino o prosciutto crudo. Alle 12, un altro frutto o un altro panino. A pranzo, 70 grammi di pasta e una bella insalata abbondante. Dopo pranzo, verso le 3, ancora un frutto. Vi sottolineo che da dopo pranzo in poi i carboidrati non si toccano. Quindi pane, no. Verso le 5, un altro frutto. E indovinate alle 7 che facevo. Un altro frutto. A cena, scelta, carne o pesce volendo. Tipo due belle fette di carne con l'insalata, un merluzzo, gran cazzi vostri. È inutile dire, la sera, no. Chiaramente tranne il sabato, perché il sabato mi sfogavo di tutto l'alcol che rifiutavo durante la settimana. Se vi evitate anche il sabato, farete prima. In ogni caso, in questo modo, non abbiamo mai fame e acceleriamo il nostro metabolismo. Inutile dirvi che i liquidi sono importantissimi, quindi vi consiglio di bere un bordello d'acqua, o nel mio caso, siccome che palle bere sempre acqua, bevevo, e bevo tuttora perché funziona, tantissimo succo d'ananas. Uno, perché è di buon sapore. Due, perché fa pisciare in una maniera epica, cioè pisci 20 volte al giorno. E tre, perché brucia i grassi. Secondo fattore, l'attività fisica e il movimento. Allora, io non vi nego che in palestra ci sono andato soltanto un mese, perché era lontana ed era uno sbatti andarci 3 volte a settimana, quindi... Ma non mi ha aiutato più di tanto la palestra, dato che alla fin fine, anche non andando, ci ho continuato a dimagrire per i cazzi miei, scusate la volgarità. Il mio consiglio, o il consiglio che vi darà sicuramente l'istruttore, non so perché ve lo sto dicendo, è fare tanto cardio. Inutile fare sollevamento pesi, perché... cioè, mettereste soltanto massa muscolare sotto massa grassa, quindi sareste delle palle comunque, ma sareste di cemento. Inutile. Il mio consiglio è, prendete queste e fatele volare. Camminate a piedi il più possibile, perché camminando tonificate. Le passeggiatine tonificano, quindi dimagrendo non vi resterà quella cazzo di pelle flaccida. Il che penso sia importante, perché che schifo! Ultimo consiglio. Se dovete dimagrire, siate coerenti con voi stessi. Non fate cazzate tipo, oh vabbè dai, una birra oggi me la bevo. No. Cioè, io ho fatto così, mi sono scelto un giorno, chiaramente sabato, e in quel giorno facevo il cazzo che mi pare. Ma durante la settimana dovete rigare dritto, perché se cominciate a fare strappi a destra e strappi a sinistra, non concluderete un cazzo. Passiamo alle domande utenti. La prima domanda viene da Salvatore, che chiede: cosa ne pensi dei beat di Fabio Musta?
troia. Come si può non apprezzare quei beat? È veramente uno dei produttori più potenti che abbiamo nel nostro bel paese. Per esempio, Finale di Fuoco di Clementino. Che beat gli ha fatto, raga! Se non lo conoscete, andatelo a cercare nell'ultimo disco di Clementino, che è bravissimo, Fabio Musto. La seconda domanda viene da Gabriele, che mi chiede: perché la gente critica i cantanti che usano basi straniere quando lo stesso Fabri Fibra, per i suoi ultimi tre album, che guarda caso sono rispettivamente due platino e uno oro, ha lavorato con artisti di Francia, Inghilterra e America? Quanto vale la qualità del suono rispetto al valore dell'artista? Ad esempio, il primo lavoro di Fabri Fibra, Del Mare, questo è il groove, 1996, con il gruppo Uomini di Mare, sembra registrato con il cellulare, ma i testi del flow di Fibra spaccano. Allora, la tua prima domanda, caro Gabriele, non ha senso. Perché? Che vuol dire? Cioè, usi le strumentali straniere e collabori con gli stranieri. Non è la stessa cosa. Perché chiunque può scaricarsi la strumentale di Boom di DJ Premier e farci un pezzo, ma in pochi possono avere DJ Premier che ti fa un beat. Quindi, non colgo il senso della tua domanda. Cioè, se sminchi una strumentale, o anche se fai un bel pezzo, magari io dico, ci sono tanti beatmaker, rivolgiti a un beatmaker. Ma se collabori con gli stranieri è un altro paio di maniche. Per quanto riguarda la qualità audio, non influenza le doti di un artista, ma influenza la voglia dell'ascoltatore. Perché, per esempio, io per primo, i vecchi dischi di Uomini di Mare, in qualità audio eccellente, sarebbe un sogno averli, ma purtroppo non si trovano. Spaccano, ok, ma fanno fatica a farsi ascoltare, diciamo. La terza domanda viene da Edoardo, che chiede: perché, escludendo Daniele Doesn't Matter, solo tu tra gli youtuber con cui hai collaborato, solo tu riesci a fare video belli da più di 5 minuti? Oltre a questo ti ripropongo pure io la domanda di Gabriele: da dove nasce il nome Jason Rader? Prima di tutto grazie, lo prendo come un complimento, ma non sono d'accordo con te. Ma sei libero di avere i tuoi gusti, ma moltissimi youtuber fanno video più lunghi di 5 minuti che piacciono. Cioè, poi pensalo un po' come ti pare. Per quanto riguarda il mio nome, è un composto. Jason viene da Jason Voorhees, il serial killer di Venerdì 13, mentre Rader viene da Dennis Rader, un serial killer americano realmente esistito. Tu giustamente dirai, ma che... è che quando ero un po' più piccolino ho voluto accostare la violenza immaginaria alla violenza reale per creare questo nome che... alla fine ho deciso di tenermi, anche perché nella mia città molti mi chiamavano Jason, quindi Jason Rader. La quarta domanda viene da Lorenzo, che mi chiede: Jason, ma che è Chain Beat Dropper? Allora, Chain Beat Dropper è un duo, una crew, come cazzo vi pare a voi, composto da me e il producer Ra, che è un mio amico che fa anche lui beat. Era nato tutto come un progetto prodotto a quattro mani, solo che casini vari, insomma, lui si è trasferito a Londra e non è andato avanti. Comunque l'abbiamo mantenuto come firma per i nostri beat. La quinta domanda viene da Filippo, che mi chiede: Jason, che programma usi per montare i tuoi video? Attenderei risposta, grazie tanto. iMovie. Non sono un grande videomaker, cioè non... iMovie è veloce, è intuitivo e non ci metto un cazzo a fare i video. La sesta domanda viene da Chaz, che mi chiede: perché carta batte sasso? Che senso ha secondo te? Se entriamo nella filosofia della morra cinese, la carta avvolge il sasso e lo affoga, credo, non lo so, ma i sassi non respirano. Boh, comunque prova a sopravvivere a una valanga con un foglio di carta se ci riesci. La settima domanda viene da Alessandro, che mi chiede: ti travestiresti da Bocassini per denaro? Anche gratis, dai. L'ottava domanda viene da Paola, che mi chiede: quante volte al giorno vai in bagno per l'atto grande? Allora, l'ho detto più di una volta, la mia cacca è relativa alle mie follie notturne. Quindi, in genere ci vado una volta al giorno, ma se la sera prima ho assimilato tanti liquidi a base alcolica, forse due. O se arriva proprio la cacarella, quella violenta da Jägermeister, anche tre o quattro. Per fortuna arriva di rado. La nona domanda viene da Principe della Notte, complimenti per il nickname. Jason, quando uscirà un tuo nuovo pezzo? Sto lavorando a un bordello di progetti.
E non mi sto prendendo per il culo. Quando dico che non ho tempo per fare i video è perché sto lavorando a una roba solista, a una roba con Love Die. Sto dando beat a destra e a manca. Vedrete. E apparirò in vari mixtape. Quindi restate aggiornati. La decima domanda viene da Rot Joe che chiede: cosa pensi della scena siciliana? Perché viene, come dire, un po' trascurata sia dalla gente comune che dalle figure famose? Perché siamo in Sicilia, compare. Siamo distanti dalle grandi città che hanno cullato questa cultura. E quindi purtroppo noi, a differenza di molti, dobbiamo arrangiarci e farci forza con le nostre mani. Dio. Ammalignati, il vlog di oggi finisce qui. So che avete aspettato una vita per un nuovo vlog, ma sappiate che aspetterete un'altra vita per il prossimo. Scusate, sono un po' scosso perché ancora non sono riuscito a rendermi conto di quello che ho detto perché dalla vita mi sarei aspettato tutto tranne che fare un vlog del genere. Bless.